Per commentare il Vangelo di oggi vorrei leggere un passo della lettera di Paolo ai Romani. Ciascuno si è sottomesso alle autorità costituite. Infatti non c'è autorità se non da Dio, quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all'autorità si oppone all'ordine stabilito da Dio, e quelli che si oppongono attireranno su di sé la condanna. I governanti infatti non sono da temere quando si fa il bene, ma quando si fa il male. Vuoi non aver paura dell'autorità? Fa il bene e ne avrai lode, poiché essa è al servizio di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, allora devi temere, perché non invano essa porta la spada, e infatti è al servizio di Dio per la giusta condanna di chi fa il male. Perciò è necessario stare sottomessi, non solo per timore della punizione, ma anche per ragioni di coscienza. Per questo, infatti, voi pagate anche le tasse. Quelli che svolgono questo compito sono a servizio di Dio. Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto. A chi si devono le tasse, date le tasse. A chi l'imposta, l'imposta. A chi il timore, il timore. A chi il rispetto. Non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole. Questo è l'atteggiamento del cristiano verso l'autorità politica. È lecito, no, pagare il tributo a Cesare, chiedono i discepoli dei farisei con gli erodiani a Gesù. Cesare, lo sappiamo, significa l'imperatore dell'impero romano, che allora era l'imperatore Tiberio. Non si sta discutendo solo se dare o no una moneta all'imperatore, ma qual è il rapporto da avere con l'autorità romana e con l'autorità politica in generale. Gesù risponde: rendete a Cesare quel che è di Cesare, ma a Dio quel che è di Dio. Con questa frase Gesù assume un atteggiamento di fondo di fiducia verso l'autorità politica, un atteggiamento costruttivo. Oggi ci sono due atteggiamenti molto diffusi verso l'autorità. Se andiamo in alcuni paesi, come ad esempio in Russia, in Turchia, l'atteggiamento è divinizzare l'autorità. C'è un leader che è idolatrato da tutti, è il salvatore della patria e tutto ciò che fa va bene sempre e comunque. Ne parlavo con un missionario in Kazakistan, dice: lì in Russia tutti adorano il presidente, tutti. In Italia l'atteggiamento più diffuso invece è esattamente il contrario. Non è divinizzare l'autorità, ma è demonizzare l'autorità. I politici sono tutti ladri, sono una casta, tutti vogliono solo fregarci e nessuno di loro è onesto, mai. Il mondo di oggi quindi va da questi eccessi, o divinizza o demonizza. Il cristiano rifiuta questi estremi. Il suo atteggiamento è valorizzare l'autorità. Ecco, riconosco il valore che hai. Hai una funzione da Dio, che Dio ti ha dato. Ma nello stesso momento, proprio perché la funzione viene da Dio, non sei Dio, non sei quello che non puoi sbagliare, eventualmente puoi anche non vivere bene la tua funzione, e quindi mentre ti valorizzo ti demitizzo, cioè demitizzare. Ti do fiducia, ma sono pronto anche a far presente quando l'autorità tradisce il compito che ha ricevuto da Dio. Vedete, il cristiano è sempre uno che fa il contrario della maggioranza. Quando tutti sono intruppati e acclamano l'autorità come quasi una divinità, il cristiano la critica.
come ad esempio faceva Don Primo Mazzolari, che non è stato antifascista dopo la guerra. Quello è facile, è stato antifascista prima. Obbedienza ma in piedi, lealtà ma senza rinunciare a pensare, rispetto delle leggi ma rifiuto della propaganda quando nega la verità. D'altro canto, quando tutti sono critici, sfiduciati, pessimisti, come oggi noi, il cristiano ha un atteggiamento costruttivo, positivo, di lealtà, di fiducia. Oggi è importante dire di no a questa sfiducia, disillusione verso la politica. E per quello che vorrei leggervi un passo del Papa che proprio parla di una politica sana. Ecco, bisogna credere nella politica per costruire una politica sana. Pensiamo ai nostri De Gasperi, Lazzati, Dossetti, La Pira, questa gente qua hanno creduto nel valore positivo della politica. Arrivavano dalla dittatura, arrivavano da cose molto peggiori di noi e hanno creduto in questo valore di una politica sana e hanno fatto quello che hanno fatto. E oggi, se le cose vanno male, è proprio forse perché noi cristiani siamo i primi a farci prendere anche noi da questo clima di sfiducia. Non dobbiamo più. Sentiamo il Papa. Per molti oggi la politica è una brutta parola. E non si può ignorare che dietro questo fatto ci sono spesso gli errori, la corruzione, l'inefficienza di alcuni politici. Cioè, a volte sono cose vere, A ciò si aggiungono le strategie che mirano a sostituirla con l'economia o a dominarla con qualche ideologia. Ancora più paura della corruzione fa paura le ideologie. Questi pensieri unici che tutti intruppati, tutti devono dire la stessa cosa, quello fa paura. Ci sono le ideologie ancora oggi, non c'è più magari il nazismo, il comunismo, ce ne sono altre. E l'economia, basta il mercato, tutto andrà bene, noi basta che ci dai la libertà, tutto funzionerà bene, ma più o meno. E tuttavia, chiede il Papa, può funzionare il mondo senza politica? Può trovare una via efficace verso la fraternità universale e la pace sociale senza una buona politica al mondo? Benché si debba respingere il cattivo uso del potere, la corruzione, la mancanza di rispetto delle leggi, l'inefficienza, non si può giustificare un'economia senza politica. E se no, sarà la libertà di quello ricco di mangiare quello povero. Abbiamo bisogno di una politica che pensi con una visione ampia. Penso a una sana politica, capace di riformare le istituzioni, coordinarle, dotarle di buone pratiche, che permettono di superare pressioni inerzie e viziose. La grandezza politica si mostra quando in momenti difficili si opera sulla base di grandi principi e pensando al bene comune a lungo termine. La società mondiale ha gravi carenze strutturali che non si risolvono con rattoppi o soluzioni veloci meramente occasionali. Ci sono cose che devono essere cambiate con reimpostazioni di fondo e trasformazioni importanti. Solo una sana politica potrebbe averne la guida. La politica, che è una vocazione altissima, dice il Papa, è una delle più forme più preziose della carità, perché cerca il bene comune. L'amore civile e politico si manifesta in tutte le azioni che cercano di costruire un mondo migliore. Quindi tu, anche solo il gesto di solidarietà che fai, spicciolo, tu stai facendo politica, diciamo questo, perché tu stai operando per un mondo migliore. Non pensiamo che è solo quando vieni votato. La carità sociale ci fa amare il bene comune e fa cercare effettivamente il bene di tutte le persone. La buona politica cerca via di costruzione di comunità. Questo è anche importante, costruire comunità nei diversi livelli della vita sociale, in ordine a riequilibrare e riorientare la globalizzazione per evitare i suoi effetti disgreganti. Oggi c'è bisogno di rinnovare la politica perché sia al servizio della fraternità.